ragazzi, finalmente non ci posso credere, mi è arrivato il pacco da Jeffree Star. Sì, ci sono tutti i trucchi Jeffree Star possibili, immaginabili, allora in realtà quelli che ho trovato su Marionette, perché in Italia non è poi così semplice reperirli i trucchi Jeffree Star. Mi sa che erano disponibili anche dal sito Jeffree Star Cosmetics, se non sbaglio, ma essendo americano rischiavo la dogana e quindi tempi interminabili e spese piuttosto grosse. Questi sono i prodotti. Ci tengo a specificare che sono cosine che ho comprato io, non è un video sponsorizzato per niente, ma non vedevo l'ora di provare questi prodotti e mi avete chiesto anche voi in tantissimi di farlo. Quindi oggi finalmente testeremo e ho preso, ragazzi, un sacco di roba strafiga, almeno dal sito, dai video su YouTube che ho visto, è roba strafiga, perché in realtà non ho mai potuto toccare con mano i trucchi di Jeffree Star, anche se appunto sembrano veramente le tonalità e le colorazioni, il packaging sembrano strafighi, quindi sono super 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 emozionata. Come al solito sarò molto obiettiva e sincera e senza peli sulla lingua. Se qualcosa non mi piace lo dico chiaramente. Iniziamo con la base viso. Come al solito cerchietto con orecchiette da gatta. C'è da dire che Jeffree non ha un fondotinta, non ha un primer. Per quanto riguarda la base viso, ha solo un correttore. Quindi farò la base viso con i miei soliti prodotti e ci vediamo tra pochissimo. Ok, ho messo primer e fondotinta e adesso passiamo al correttore, perché il correttore appunto c'è da Jeffree Star e si chiama Magic Star. Vabbè, il packaging fantastico. Sono curiosa di vedere il prodotto com'è. Se non sbaglio sembra tipo una bacchetta magica. Wow, ragazzi, è meraviglioso! Cioè, è stupendo! Sembra un po' lo scettro di Sailor Moon, vero? Oppure una bacchetta magica? No, vabbè, cioè, il packaging secondo me è il più bello che io abbia mai visto. Almeno per me è qualcosa di meraviglioso. L'unica cosa, vedendo il colore, allora di shade ce n'erano tantissime, però è stato molto difficile andare a scegliere quella giusta, anche perché quando ho acquistato i prodotti non ero abbronzata, adesso lo sono parecchio, quindi la vedo molto molto chiara io questa tonalità, ma proviamo e poi al massimo andiamo a... Sì, effettivamente ragazzi, voi non lo sapete, ma io sono praticamente 4 tonalità più scura di quello che sono di solito, quindi è decisamente, decisamente molto chiaro per me in questo momento, che è quasi una soddisfazione poter dire che un prodotto è troppo chiaro per me. Cioè, non capita spesso su questo canale sentire queste parole, capita più spesso sentire è troppo scuro per me. Però magari poi riusciamo a rimediare con la cipria, la terra, eccetera. Oh mio Dio, è bianco! Oh santo cielo! È seriamente, seriamente troppo chiaro. Applichiamoci un po' di fondotinta sopra. Però devo dire che ne basta pochissimo, io ne ho messo troppo, perché è parecchio, parecchio coprente. Direi che non si vede il correttore, nonostante io ne abbia messo veramente tantissimo. Sta andando nelle pieghette, ma devo fissarlo con la cipria. E non mi sembra niente male, niente male. Io ho esagerato, non pensavo fosse così tanto coprente, quindi ne basta molto molto meno, ma ragazzi, cioè, come packaging per me è il prodotto più bello che si sia mai visto. Poi allora possiamo passare alla cipria, direi, a questo punto. Sono super emozionata come una bambina, perché non ho aperto niente fino a quando non fino adesso, quindi non ho visto niente, sto aprendo tutto con voi. Allora, la cipria è questa, ragazzi, ma vogliamo parlare del packaging? Perché io amo il rosa, amo le fatine, amo le fiabe, bacchette magiche, per me è, cioè, Non avrei potuto disegnare qualcosa di più figo. Questa è la setting powder Magic Star. Anche questo packaging è carino, non batte quello del correttore, ma è molto carino, molto in stile Jeffree. E qui la tonalità che ho preso è la Fair. Anche qui devo dire che come tonalità, ragazzi, il range che offre Jeffree Star non è niente niente male. Ok, questa è la cipria. È praticamente bianca, ragazzi. Io ero convinta di scegliere prodotti troppo scuri e sono andata decisamente decisamente troppo chiara. Questa è la colorazione, vediamo, poi dobbiamo assolutamente rimediare con la terra. Oddio, ma ha un profumo? Ha un profumo buonissimo, quasi di zucchero filato. Wow, non lo so, non avevo mai sentito un profumo così, è molto molto dolce, mi piace un sacco il profumo, però la cipria è decisamente, decisamente troppo chiara. Non avevo calcolato che nel frattempo sarei stata alle Maldive e quindi forse dovevo immaginare che avrei dovuto prendere tonalità più scure, ma tutto sommato non è poi così male secondo me. Sicuramente sono prodotti che posso utilizzare in inverno quando la mia pelle è del suo colore
bianco latte naturale, questo sicuro. No, purtroppo la stellina si è rotta, ho visto adesso che era un po' piegata e toccandola si è rotta, mi dispiace un sacco, non so se sia stata colpa mia di quando ho cercato di togliere il prodotto dalla confezione o se sia la qualità, non lo so, però mi dispiace un sacco. Sì, volevo provare a vedere se mi copre bene i brufoli questo correttore. Non vado a picchiettarlo con la spugnetta ma con le dita. Beh sì, devo dire che come coprenza è veramente veramente fantastico. Poi come blush e terra io avevo preso la Brain Freeze, lui non ha proprio prodotti come appunto blush e bronzer, ho trovato soltanto questa palette che però ragazzi è tutta completamente appunto frost, quindi glitterata. Volevo vedere quanto glitterati erano i prodotti ma lo sono sinceramente un pochino troppo per poter essere utilizzati come bronzer o come blush. Forse questo potremmo, sì, questo è comunque super 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 luminoso, quindi ho un po' di difficoltà ad utilizzarli come blush e bronzer. Sicuramente sono carini come illuminanti, sicuramente sono carini come ombretti, ma come blush e bronzer li vedo un pochino sinceramente troppo luminosi, anche se questo è il bianco, è decisamente pazzesco, sono colori super scriventi e pazzeschi, ma secondo me è meglio se il contouring ed il blush lo faccio con prodotti miei che sono più opachi. Quindi ci rivediamo tra poco, nel frattempo faremo anche le sopracciglia, perché altra cosa che secondo me manca, cioè che secondo me che manca nel range di prodotti di Jeffree Star, sono le matite e comunque i prodotti per sopracciglia. Ai 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 Jeffree, queste cose non me le devi fare, quindi non vedo l'ora di vederlo ampliato il range di prodotti, anche se devo dire che quelli che ho trovato non sono niente male fino adesso, però qualcosina manca. Sto cercando di rimediare e di aggiungere un po' di terra in più per riscaldare un po' tutto il viso, anche se non devo esagerare perché comunque non ho il collo e il décolleté super abbronzati come la schiena. In realtà facendo snorkeling mi sono abbronzata tantissimo dietro e davanti zero, tipo, perché non abbiamo preso sole alle Maldive, abbiamo fatto solo un sacco di snorkeling ragazzi, perché i fondali sono qualcosa di meraviglioso, quindi non puoi perderti veramente neanche un attimo, che è talmente bello andare ad esplorare e nuotare con tutti quei pesciolini che, ragazzi, oh mio Dio, ho le goccioline di sudore sopra le labbra, ma si può, mio Dio che vergogna. Cioè ditemelo ragazzi, no? Cioè se mi vedete con le goccioline di sudore ditemelo, no? A questo punto vorrei provare l'illuminante, quello che ho preso è il Supreme Frost. E in realtà potremmo usare anche quello presente nella Brain Freeze. Eccolo qua, però potremmo applicare un pelino del Frozen Fruit sopra al nostro blush. Beh, è super luminoso e non è niente male ragazzi, potrebbe quasi fungere da illuminante anche questo in realtà. Molto carino, devo dire, cioè i prodotti hanno una scrivenza pazzesca. Proviamo questo illuminante perché ho sentito parlare tantissimo di questo illuminante, specialmente nella shade Diamond Wet. Ragazzi, packaging super, mi piace che sia tutto rosa e wow, vabbè, il prodotto sembra veramente veramente top, vediamo di swatcharlo. Allora, vedendolo mi sembrava un illuminante non glitterato, vedendolo swatchato mi sembra glitterato ed è effettivamente glitterato. Solitamente non amo gli illuminati glitterati, mi piacciono quelli effetto wet, quelli effetto bagnato, quindi però non tanto se hanno glitter così grandi, ma vediamo, proviamolo e vediamo com'è. Wow, oh mio Dio ragazzi, cioè ragazzi no vabbè, penso sia anche un pochino esagerato, cioè è completamente completamente glitterato. Decisamente, decisamente esagerato ragazzi, per quanto riguarda me, per i miei gusti non mi aspettavo che fosse sinceramente così tanto, tanto glitterato. Forse questo mi dispiace un po', perché preferisco gli illuminanti un po' più ad effetto naturale, se così si può dire, ovviamente, come se la luce cadesse sulla tua pelle. Qui invece, secondo me, si vede che sono andata a stendere un illuminante in glitter. Per quanto mi riguarda, questo non mi piace, non è un prodotto che userò sicuramente. Vado piuttosto a stendere il Cold
Sì, il cold shoulder, questo qui della palette. Estendo questo sulla punta del naso. Sapete che solitamente estendo sempre l'illuminante qui. Anche se, ragazzi, è un pochino troppo azzurro, non lo so. Nemmeno questo mi fa impazzire, perché a vederlo sembra bianco. Poi però, se vado a swatcharlo, si vede subito che ha un sacco di riflessi azzurri. Quindi un illuminante azzurro, secondo me, non è proprio la cosa più ideale al mondo. E gli altri sono tutti un pochino troppo, secondo me, colorati. Forse, il Gold Breaker, questo che è un po' multicolor, è la cosa un pochino più portabile e fattibile di tutta la palette. Sono un pochino difficili da usare, appunto, a meno che tu non voglia un effetto pazzesco. C'è da dire però che lui ha sempre un trucco molto oltre le righe, perché lui è molto oltre le righe, quindi c'era da aspettarsi dei trucchi e delle shade che siano molto, appunto, pazzerelle, però non è esattamente un trucco che io farei per uscire, diciamo così, naturalmente, ecco, non è una cosa che io... Non è una cosa che mi piace tantissimo, però lascio a voi giudicare. Secondo me sembra un po' una specie di, che ne so, faro, ma non lo so, ditemi voi. Passerei a questo punto agli ombretti, ragazzi. Volevo prendere la Heartbreaker, se non sbaglio si chiamava, la palette grande, ma era esaurita sul sito, e quindi ho preso, sito Mario No, Mario Out, non so come si pronunci, e quindi ho preso la Mini Breaker, che però, ragazzi, ha un sacco di shade, niente male, e sono super immaginabili, avevo visto online, sono super super scriventi, ragazzi, questi sono pazzeschi. E tra l'altro questi ombretti sono pazzeschi anche per essere utilizzati come ombretto per capelli, se non lo sapevate, ma gli ombretti opachi così scriventi scrivono benissimo anche sui capelli, per fare quel ketchup colorata. Farei un trucco usando questo arancio, perché è pazzesco, Orange Crush, è un arancio molto intenso con questi micro glitterini dorati, e poi vorrei utilizzare anche Slice, questo dorato, e Hot Fudge, o forse piuttosto questi due con il marrone, vediamo. Inizierei proprio con questo dorato stupendo, wow ragazzi, non si può dire che non sia scrivente, non si può dire che non sia un colore splendido. Proviamo il marroncino più scuro sull'esterno dell'occhio. Questo devo dire che è un colore opaco, è molto meno pigmentato rispetto a quello glitterato. Non è male, ma è meno pigmentato. Strano questa cosa, di solito è il contrario. Non è che non sia pigmentato, però si vede decisamente meno. Sì, questo colore mi ha un po' deluso, questo marroncino. Sono parecchio polverosi, se notate. Basta toccare un pochino con il pennello e sono super polverosi. Questo mi dispiace un po' perché il colore se ne va un po' in tutta la palette. Questa è un po' una pecca. Sì, devo dire che decisamente i colori opachi sono meno scriventi rispetto ai colori glitterati. Per attenuare un po' il colore ci metto un po' del marrone, perché altrimenti è seriamente troppo troppo forte questo arancio. Non mi piace tantissimo in realtà, perché a vederlo nella palettina sembra più un arancio, una volta che lo applico sembra molto rosso, quindi ni, preferisco andare ad applicare il dorato anche sotto, vediamo se riusciamo a coprirlo. Ok, più o meno ci siamo riusciti, ragazzi, non è male, dobbiamo ancora sfumare, quindi calcolate questo. Adesso sfumiamo, vediamo un po' che patatrac esce. Mi piace molto la parte superiore del trucco, ma quella inferiore un pochino meno. Diciamo che per me, che sto tornando ad usare l'illuminante dopo secoli che non lo usavo, ragazzi, passare direttamente ad avere tutta la faccia glitterata non è tanto facile. Una cosa che non mi fa impazzire, sto vedendo adesso dell'illuminante, questo è che i glitter, nonostante io li abbia applicati, forse dovevo picchiettare, sono andata un po' a sfregare perché sono finiti ovunque, cioè ragazzi, non so se riuscite a vederli, ma sono ovunque, stanno, cioè arrivano praticamente fino alla mascella quasi, e stessa cosa anche qui, sono ovunque, 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 quindi sicuramente è un buon prodotto, però bisogna stare attenti e bisogna saperlo applicare, perché non è, cioè, non è un prodotto così da applicare
con facilità, ecco. Stavo controllando, ma non ci sono né mascara né eyeliner, e se ci fossero stati, perché ho fatto l'ordine un po' di tempo fa ormai, ma se ci fossero stati li avrei presi, quindi niente mascara, niente matita, applicherò io il mio mascara ed il mio eyeliner. Ok, alla fine ho deciso di applicare solo mascara, nel frattempo ho fatto anche le sopracciglia, non ho messo l'eyeliner per smorzare un po', per non esagerare troppo sugli occhi, perché altrimenti secondo me sarebbe stato un pochino troppo, calcolando anche che fa caldo, una bella serata estiva comunque, quindi non volevo esagerare e lo trovo molto più fresco in realtà così. Per i rossetti invece non vedevo l'ora di arrivare a questo punto. Ho allora ho questa palette con tutta la sua collezione, che si chiama Mini Velour Liquid Lipstick. Non sapevo scegliere tra tutti i Velour Liquid Lipstick del sito, e quindi alla fine li ho presi tutti. Li ho presi tutti e sono wow. A parte che, cioè, il packaging, devo dire, sono un po' difficili da rimuovere, ma il packaging è pazzesco. Questi sono dei mini in realtà, così posso provarli tutti. E poi ho preso anche, ho preso anche un full size. Oh mio Dio, ma l'ho preso così glitterata, non pensavo di averne preso uno glitterato. No, in realtà non è glitterato, quando lo apri poi il prodotto all'interno è opaco, ma fuori è tutto glitterato. Oh mio Dio, cioè, packaging pazzesco anche qui, ragazzi. Meraviglioso, meraviglioso, cioè, il packaging di questo brand mi fa impazzire. La cosa più bella era il collettore, ma anche questo, niente male. E volevo vedere se, no, effettivamente la shade, questa shade, Can't Relate, assolutamente qui non c'è. Quindi avevo paura di aver preso un doppione, invece no. Questi penso siano più nuovi rispetto a questo. Non so quale, non so quale scegliere, non lo so. Proverei Skin Tight, lo vedo parecchio chiaro. Forse potremmo provare Celebrity Skin. No, vabbè, c'è anche Posh Spice. Posh Spice però lo vedo un pochino troppo grigio. Io andrei a provare Celebrity Skin. Che carino, così piccolino. Che anche questo, in realtà, Can't Relate. Sembra un colore niente niente male, ragazzi. Questo colore, non so perché parlo piano. Questo colore è meraviglioso e l'ho scelto molto bene, perché è sicuramente un colore che mi sta bene come, come tonalità. Non è troppo chiaro, non è troppo scuro come nude. Io sono innamorata di questo colore, è stupendo. È un colore forse un pochino più chiaro rispetto a quello che andrei ad usare di solito, ma è bellissimo per i miei capelli. Wow, io amo, amo questo rossetto. E poi è diventato opaco, cioè in 15 secondi, di solito non succede mai. Spero non sia troppo secco, però ragazzi, è meraviglioso, no? Vabbè, amo, amo, amo. La cosa che mi è piaciuta di più, sicuramente il rossetto, anche il correttore, devo dire. Un po' io ho sbagliato la shade, ma come, come coprenza, come sfumaggio, cioè è molto semplice da sfumare, mi è piaciuto molto il correttore, e anche questo rossetto è pazzesco. Mi sono piaciuti molto gli ombretti, ma solo quelli glitterati in realtà, perché sono molto più coprenti rispetto a quelli opachi. E mi è piaciuto, mi è piaciuta anche la cipria moltissimo, ragazzi, perché non si sente ed è super leggera, e anche il colore alla fine non è male. Sicuramente ho fatto bene a prendere secondo me una tonalità un pochino più chiara, così posso usarla, perché non sono mai così abbronzata. E non mi è piaciuto tantissimo, devo dire, l'illuminante, che è troppo glitterato per i miei gusti, però va a gusti in realtà. La cosa che mi è piaciuta forse di meno è questa palette, la Brain Freeze. Ovviamente, chiamandosi Brain Freeze, tutte le colorazioni sono molto frosty, e questo è ovvio. Però nessuna può essere utilizzata come illuminante. Secondo me le shade, forse questa dorata e questa che abbiamo usato, sono le uniche due portabili, altrimenti sono shade che secondo me, non lo so, sono troppo, troppo colorate per essere degli illuminanti, ecco. Possono essere utilizzati secondo me più come ombretti che come illuminanti. Queste quindi le mie opinioni, non vedo l'ora di usare il resto dei rossetti. E questo è quanto, mia family, per la nostra Full Face of First Impressions di Jeffree Star. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, vedendo l'applicazione, la resa, il risultato, come vi sembrano, o appunto, come vi dicevo prima, se li avete già provati, qual è la vostra opinione su questi prodotti, anche se li avete già solo visti su internet. Sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!